Ciao a tutti ragazzi e boomers a tutti gli altri, eccoci qua in un nuovo video della qualsiasi cosa craft. Scusate per il video di ieri ragazzotti, ma per adesso il lavoro mi sta un pochettino massacrando. Quindi vi devo far vedere una cosina. Innanzitutto, come vedete, questo Ender Chest non mi mancano più le Ender Pearl. Perché? Stabilizzati, stabilizzati, si è stabilizzato. Perché? Perché grazie sempre al cosiddetto Luca il Ribelle che nella prossima puntata finalmente vi farò vedere. Finalmente ho fatto questa di qua. Se vi ricordate, il mob spawner l'avevo messo vicino alla montagna, ma ci siamo accorti che comunque tendeva a laggare. Diciamo non era molto pratico, ecco. Quindi abbiamo deciso di fare queste cosine. Come vedete qua c'è la leva perché era staccato. E ora vi faccio vedere cosa produce. Anche se mi sa che l'avete capito. Parti, parti, parti. Enderman! Infatti mi servivano le Enderpearl, così ne ho a quantità industriale. Infatti ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasi 7 stack. Morite, morite. Muori, muori, fai vedere che muori, fai vedere che muori. Fai vedere che muori subito, fai vedere che morite now. Morto, morto. Morto, morto, perfetto. E lo stacchiamo. Che bello sentire il rumore degli Enderman che muoiono. Sì, lo so, sono molto macabro, ma non fa nulla. Come vedete abbiamo fatto un altro elevator, un'altra stanza perché non mi bastava. E quindi saliamo. Qua verrà messa come stanza energia, che fa molto meglio. Diamo un poco di vita al mob spawner. Mettiamo un pochettino, facciamo aggiungere il suo totale. Perfetto, basta perché sennò mi si formano le entità nel mondo. Perfetto. Allora, ragazzotti, cosa andremo a fare di bello oggi? Finalmente, avendo i Blaze Road e avendo l'Enderpearl, possiamo andare a fare l'Ender Tank. Quindi prendiamo queste. Andiamo a scrivere Ender Tank, che non mi ricordo come si fanno. Ma mai nella vita mi dicevano. Ender Tank. Allora, un calderone, lana, ossidiana e blau blau. Allora, il blau blau non so cosa sia, però voi calatemi la testa e ditemi ok, va tutto bene. E qua ne metto 4 perché evviva la vita. Allora. Sì, lo so, oggi sono molto strano e abbastanza schizzato. Non datemi conto, ragazzotti, non so veramente cosa mi prende. Allora, siamo a 3. L'ossidiana ce l'ho, ragazzotti. Non ne ho solo questa, vero? Perché l'ho presa l'ossidiana. Dimmi che l'ho presa l'ossidiana. Perché, cazzo, una bella. Ah, eccola qua. Infatti, mi ricordavo bene allora. Perfetto, devo fare solo i calderoni. Devo fare. Prendiamo un bello stacchettino di ferro. Ok. 1 e 2 e 3. Dice perché ne stai facendo 3? Perché me ne serviranno 3. Allora, che uno diciamo mi serve tanto per, ecco. Non tanto per, ma mi serve comunque. Allora, questi qua possono tornare qui. Questa può tornare qua che gli fa compagnia alle altre Enderpearl. Queste di qua le mettiamo qua dentro. Questi tubi li mettiamo qua dentro. Questo lo mettiamo qua dentro perché adesso non serve. Quindi, un Ender Tank me la metto direttamente qui, né? Perché serve sempre. Una me la devo portare appresso e una la lascio qua dentro. Che è tanta simpatica. Innanzitutto mangiamo perché mangiare fa bene. Il ferro me lo tengo perché mi servirà per il prossimo crafting. Infatti vado a rompere questo. Dammi pure questo. Infatti, eccoli qua. Andiamo a fare le pompe. Che è una cosa bruttissima, detto così. Però la pompa è bella cosa. Pump.
Allora, questa qua era la tank che già l'abbiamo presa. Dobbiamo fare il mining wheel, quindi dobbiamo fare un iron gear. Che la facciamo semplice, semplice, semplice. Quindi ci servono due picconi, due iron gear e bla bla. Non lo so, oggi ragazzi sono abbastanza schizzato, non chiedetemi perché, ma oggi tanto per. Lo so, oggi sono abbastanza contento, sono abbastanza schizzato per i fatti miei, come si dice. Che mi piace ogni tanto partire così. Se non la faccio in cobblestone, non andiamo da nessuna parte. Pam 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 pam. Magari ne facevo due, ecco, perché magari anche per evitare i disturbi miei personali, però. Ma che oggi, oddio, sembro fatto di LSD. Allora, che forse è un po' così, ma lasciamo perdere. Non datemi conto per queste cose. Allora, facciamo i due bellissimi picconi. Prompete, prompete. Ok. Sì, lo so che il ferro non va là, ora lo riprendo, non vi preoccupate. Allora, piccone. Iron Gear, mi serve della redstone. Prendiamo le best redstone EU. Allora, passiamo a uno. Straight down. Poi prendiamo tencottina. Pump 1, tencottina, pump 2. Ok, Johnny. A questo punto dobbiamo fare, perché uno ce l'ho, però ne faccio altri. Vediamo se sono due o uno solo, che non mi ricordo. Che facendo avanti e indietro, in qualche caso c'è qualche cosa in più. No, è uno solo. Noti che mi servono anche questi, perché mi servono quelli d'oro per far partire la lava. E quindi dobbiamo andare a prendere un paio di cactus. Ma io direi di dormire 2 minuti, sai? Anche per non incocciare qualche mostriciattolo che non si vuole fare le cazzi sua. Quindi, ragazzotti, prendo il cactus, trasformo i tubi in fluid. Ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, come vedete, ho tutto. Ho fatto le due pompe, ho fatto il redstone engine, i cobblestone fluid più l'oro che. Eccolo qua. Ender tank sempre di sopra. L'unica cosa che ci manca, ragazzotti, e che dobbiamo fare tipo now, è il chunk loader. Che dimmi che c'è? Eccolo qua. Perché già stavo cominciando a impazzire. Quindi dobbiamo fare un enchantment table. Ender Pearl che ne ho in infinità è tutto oro, quindi prendiamo l'oro. Prendiamo 6, prendiamo un diamantolo. Ne prendiamo 3 perché sono belle. Allora, intanto qua ci iniziamo a fare il craftentino. Qua sotto con l'ossidiana che è sopra, perché io me la scordo sempre sopra l'ossidiana, facciamo l'enchantment table. Meno male, ce n'erano due diamanti, mi ricordavo solo uno. Allora, papà, ossidiana, vieni a giocare con me. Allora, papà, il libro. Allora, io un libro dovrei averlo, nel caso lo facciamo subito. Libro. Libro. Vabbè, facciamo il libro. Canna da zucchero. Sono così dolce se non è canna da zucchero. Non c'è. Vediamo se magari in questa cesta sono fortunato. No, devo mettere a posto la cesta. Mamma mia, c'è la best confusione. Allora. Non mi basta, non andrò a prendere sugarcane. Allora, meno male che queste le ho già prese. Quindi non ho problemi di sugarcane, diciamo, Perché io per le sugarcane sono un coltivatore nato per le sugarcane. Le ho sempre prese in quantità industriale.
Soprattutto ho preso molte cose a cazzo, però non fa niente. Tutto bene che finisce bene. Ma perché oggi sono fatto dell'SD? Allora, oppala! Questo è un attimo qua dentro. 1, 2, 3. Donna, cavallo, R. Perfetto. Enchantment table. Poi ne farò uno per la casa, ragazzotti, ma dopo, non adesso. Prendiamo un ender perluccia. E oppla, Shank Loader. Ragazzi, questo è molto molto importante perché, come sapete, sia il mondo normale che il Nether sono due mondi separati. Quindi quando io esco da un chunk non carica più. Il Shank Loader permette invece, è come se ci fosse una persona davanti all'Undertank, ecco, e permette che le pompe lavorino tranquillamente. Lagherò un pochettino di più, ma non fa nulla. Diamo una caricata al jetpack. Sì, ne ho fatto un altro jetpack perché così non ho problemi. Anche per avere un cambio grazioso. Ma io questo diamante tipo lo conserverei now. Perché portarmi il diamante nel Nether è vero che è un'infinità o 10 stacchi di diamante, però non è tanto carino. Allora, la cobblestone ce l'ho. E adesso preghiamo che non sia successo nulla. Oppla! Via, tutti dentro! Tutti going to Nether! Vediamo che succede adesso, cari ragazzotti! Evviva, evviva! Viva viva l'olio d'oliva! Allora, laghetto geothermal. Nel frattempo il Nether si carica. Ah, ragazzotti, prima di che me lo chiedate in 12.000, chiedate, ma quale italiano sto usando? Prima che me lo chiedete in 27.000, il mio query all'inizio sarà messo nell'Overworld, cioè nel mondo normale. Dopo lo sposterò nel Nether, quando farò il query plus, che non ha bisogno di interferenze, non ha interferenze con la lava, eccetera. Che non ho intenzione di fare casini, che c'è la lava e non mi fa scavare, quindi devo andare a usare la redstone o altre cose. Invece con il Quarry Plus non ho problemi di questo genere. Allora, qua c'è un bellissimo laghetto. Il laghetto c'è. Distruggiamo questo che è brutto, distruggiamo questo che fa brutto. Allora. E andiamo con la cobblestone. Adesso la cosa si fa complicata, soprattutto se mi esce un gas adesso. Perché io di queste operazioni ho tanta tanta paura. Quindi io inizio. Non si mette mai. Allora. Farmi un piccolo tettuccio sopra la testa perché è bello così. Ma è possibile che io non devo incrociare mai le misure? Boh. Ah, per chi mi chiede che cosa significa incrociare, significa indovinare le misure. Impariamo il siciliano by Pepperrobe. Devo andare almeno 4 blocchi avanti, così le pompe funzionano meravigliosamente. Anche se qua ho fatto una piccola prova in creativa con lo stesso mondo e ho visto che è abbastanza profondo, però sappiate com'è, io vicino alla terra non faccio nulla, soprattutto quando ho bisogno delle lave. Perfetto, perfetto. Allora, a questo punto. Dice, perché stai facendo questa struttura? Il motivo c'è, ragazzotti, perché siccome non voglio avere problemi con i ghast e la cobblestone e i ghast non riescono a romperla. In teoria devo fare anche il portale ricoperto di quello, ma il portale è messo in zona abbastanza safe, quindi non è un problema. Che è vero io che dovrei essere come Blink, ma a volte no. Perfetto. In questo momento se mi arriva un ghast io sono ampiamente morto, ma sentirei il Chansey. E il Chansey non arriva. Facciamo un muretto di contenimento prima che faccio qualche cagata e muoio. Perfetto. Qua posso lasciare aperto, tanto non succede nulla. Questo di qua magari riduco di due perché tanto ci devo passare solo io. Ci metto una bellissima torcetta per evitare lo spawning. Tanto qua dentro noi non ci dobbiamo neanche fare più nulla. E giuro che è così perché qua dentro noi non lo toccheremo più. Poi vado a fare questo.
Dice, perché hai fatto quello? Me lo spiegherò in seguito. Adesso viene la parte più brutta, ragazzotti. Qua la parte dove io mi devo concentrare, devo usare tutte le mie energie. E quindi qua adesso rideremo tanto. Allora, prendiamo le due pompe. Facciamo buco. Pompa. Poi di nuovo. Buco. Pompa. Resto in engine. Perfetto. Poi. Collegamento. Dice, ne hai fatti tantissimi e non ti servivano. Sì, lo so, ma mi piace avere tante cose di sapere. Ok, ci siamo ragazzotti, siamo quasi partiti. Leve. Accendiamo uno, accendiamo l'altra. Accendiamo l'altra. A questo punto dovremmo vedere il miracolo. Vediamo se funziona. Dimmi che sono partiti. Dimmi che non è cambiato nulla dalla 164. E sono partiti! Come vedete, funzionano alle meraviglie. Proprio una meraviglia, meraviglia. Qua si sta cominciando a riempire. Perfetto. Ovviamente all'inizio non vanno molto veloci, ma dopo la cosa migliorerà tantissimo. Questa di qua lo devo mettere qua. Ne. Show laser. Allora, mi ricopre tutto, mi ricopre tutto. Mi ricopre questo numero di chunk. Che vanno bene benissimo, 9 chunk, non molto di più. Questo under chest, cioè questo under tank, si comincerà a riempire. Ragazzi, torno nell'overworld, ci vediamo fra poco. Eccoci qua, finalmente ragazzi, come vedete l'ender tank è finalmente piena, quindi non avrò più problemi di lava. Allora, ragazzotti, come ho detto, nel prossimo episodio ci sarà un ospite speciale, adesso Luca Ribelle, perché ci dovrà spiegare un paio di cosette che effettivamente io mi sono andato a leggere la wiki della mod e non ne ho capito niente. Si tratta della bridge, cioè della changer RF in pratica, converte gli EU in RF, quindi non mi dite come si chiama la mod, cioè aspetta, lo cerchiamo subito, LV, ah eccolo qua, era apparso. La mod si chiama la Power Converter, effettivamente ho tentato un po' di capirla, però ho avuto qualche problema. Quindi ce lo spiegherà bene il professor Luca Ribella. Così tutti la capiranno, soprattutto lui parla un italiano migliore del mio. In inglese parlo meglio io, ma non mi preoccupate. E quindi ragazzotti, a questo punto io vi ringrazio per aver visto la puntata. Scusate se ieri non è uscito nessun video, ma come ho detto il lavoro mi sta massacrando. Però tenterò di far uscire almeno un video al giorno quando posso anche due. E quindi ragazzotti, questa era la qualsiasi cosa, Craft. Ovviamente vi ricordo come sempre di mettere un bel mi piace, iscriversi alla pagina di Facebook, scaricare l'applicazione Chrome e Firefox. Credo che mi iscriverò a NoTB pure io per far uscire tutti i feed sul cellulare Android. A questo punto sono Peppe, questa era la qualsiasi cosa, Craft, e vi saluto. Ciao a tutti ragazzi e boom, e a tutti gli altri. Un saluto e ciao ciao!